L'incomodo è offerto da Titanè di Italia. L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno professore. Eccolo. Innanzitutto come sta? Insomma, un po' ingessato. Il suo autista? Il mio autista sta meglio, si trova comodo. Ah, perfetto. Bella notizia. Allora, siamo in piena vigilia di elettorale negli Stati Uniti. Sono le ultime ore di campagna elettorale e sembra che Obama abbia un filino di percentuale in più rispetto al suo rivale. Lei come la vede? Sempre convinto di una vittoria di Romney? Sì, sì, sono convinto, però le convinzioni si basano su una valutazione del personaggio, della personalità e quindi della sua capacità di presa sugli elettori, ma naturalmente gli americani faranno quello che vogliono, quindi non, a livelli così poco definiti di percentuali è possibile tutto, quindi Sarà un testa a testa l'ultimo voto? Sì, può anche essere una vittoria netta di uno o dell'altro, ma con uno scarto che non è così percepibile dalle agenzie di sondaggi, insomma. Per cui vediamo questi casi. Tornando alle cose nostre, ieri Scalfari ha un po', come dire, bollato e giudicato molto severamente tutto questo blocco politico-mediatico che sostiene i vari Di Pietro, Ingroia, Grillo, il Fatto Quotidiano. Dai tempi della vicenda della grottesca e criminale trattativa che è stata consentita di inventare a un pubblico ministero per fare il finto eroe, senza che il CSM lo stigmatizzasse, la responsabilità di Napolitano si è limitata a un atto sanzionatorio molto rischioso per Ingroia, ma poteva essere molto più radicale. Come presidente del CSM avrebbe dovuto cacciarlo dalla magistratura e farlo diventare anche un eroe, ma un eroe della falsificazione, perché doveva fare un interrogatorio come potrei fare io a chiunque e dirgli: dimmi in che cosa consiste, dimmi chi ha trattato, dimmi dove, chi, cioè portami le prove. Non si può andare avanti costruendo un'Italia, e anche questa cosa grottesca di un giornale di delinquenti come Il Fatto, che dice che la mafia questa volta non ha votato, che lo dice Mutolo. Io Mutolo lo conosco benissimo, e come lo conosce benissimo qualunque magistrato abbia avuto a che fare con lui, è stato con me vari giorni perché ha esposto al Museo della Mafia, e pensare che un Mutolo diventato pentito è l'oracolo è un'altra presa per il culo. La mafia non ha votato perché aspetta di prendere posizione, e che posizione può prendere? Su che percentuale può mutare il risultato elettorale? Il 2%, Crocetta ha vinto per il 6%, quindi non si capisce di cosa stanno parlando questi delinquenti, cioè vogliono comunque sempre infamare l'Italia. E questa è una posizione in cui Scalfari, che è un vecchio italiano, e che anche se ha combattuto Berlusconi e fra un po' lo rimpiangerà, o perlomeno lo vedrà. Anzi, già detto era meglio Silvio Berlusconi. Non è interessante questo, perché tanto ormai la cosa è andata non così. C'è, infatti. Lui rispecchia una posizione di quella di Napolitano, ma sono entrambi mosci perché sono vecchi e dovrebbero prendere questa gente. De Magistris non può fare il sindaco di Napoli, ha fallito tutte le inchieste, andava cacciato con ignominia. Cioè non può essere un delitto scopare rubi e non prendere un solo processo in cui tutti vengono sempre assolti. Perché il magistrato non paga mai? Perché il reato del magistrato che arresta un innocente è meno grave di uno che scopa con rubi? Ma che roba è? Allora, siccome la gente che lui elenca è un falsificatore che ha creato la mitologia della vittima della mafia senza esserlo, e non lo dico io, lo dice quello che subito infatti hanno beccato, non la camorra ma l'anticamorra,
che è Vittore Pisani, che è il capo della squadra mobile, che ha osato dire che non c'era bisogno della squadra. Parliamo di Saviano. Di Saviano. Esatto. L'altro è Ingroia, che ha inventato la trattativa con dei personaggi, delle specie di tartarugoni archeologici come Mancino, come se fosse stravagante che il Presidente del Senato parlasse con un suo vecchio amico che è il Presidente della Repubblica, che conosce da 40 anni come io conosco da 25 e che è stato il suo presidente quando era vicepresidente del CSM fino al 2010. Sì, però professore, il problema mica è la telefonata tra due amici, è tra un ex ministro degli interni che non vuole un confronto per evitare di dire alcune cose. No, non era quella la sostanza, santo Dio, non era chiamata ciao come stai. No, quello che chiedeva Mancino, ed è giustissimo, è il buon diritto di un'unica procura competente, che si chiama Procuratura Nazionale Antimafia. Non puoi pensare che competente sia Caltanissetta, ha ragione lui. Cioè non puoi pensare di essere in balia di Ingroia, non puoi. E puoi chiedere e pretendere di essere esaminato da Grasso. Ha chiesto questo e non lo ha ottenuto. Fine. Mi pare perfettamente lecito. Se lei ha un processo in cui viene accusato di aver stuprato un bambino e pensa che ci sia un giudice più sicuro, preferirà quello. Poi potranno dire di sì o di no, ma non è un favore, è un suo diritto. Il diritto alla difesa è lecito. E se lei pensa male di Mancino, non ha capito nulla di questa storia, perché anche su di lei ha agito il sospetto di quel criminale. Di quel criminale, perché criminale è. E lo prova quello che ha scritto di me, siccome io posso giurare su qualunque divinità e persona vivente che io la mafia non l'ho vista, lui ha scritto che la mafia c'era a Salemi e io l'ho attaccato. E ancora una volta un giudice non si può permettere di dire delle cose senza avere elementi di riscontro reale. E così oggi un giornale non si può permettere di dire che la mafia si sta posizionando perché aspetta di fare. Quelli che non hanno votato, è molto semplice, sono i siciliani assolutamente privi di ogni desiderio di contribuire a mantenere una quantità di deficienti come sono quelli che hanno eletto, compresi i grillini, non avendo 9 ore di più per andare a votare. Avessero aggiunto il lunedì, avremmo avuto il 60%. È molto semplice. Certo, certo. Nessuna distrazione della mafia, la quale non si capisce perché... Cioè io dovrei andare a votare, io... Non voto un governo come quello della Cancellieri e non voto Crocetta. D'altra parte, cosa fa adesso Fava contro Crocetta? Ha letto? Sì, sì. Sei peggio di chi ha ucciso mio padre. Allora, mi pare chiaro che la parola mafia si usa per fare i turisti. Perché chi ha ucciso il padre di Fava non lo sappiamo, ma sarà stata la mafia. Crocetta fa l'eroe antimafia, ma non lo è un fumetto. Quell'altro si incazza e non gli dice sei uno stronzo, gli dice non permetterti perché sei mafioso anche tu. E cosa gli dice Cuffaro? Che ha eletto degli uomini suoi delle liste obbligate, delle liste bloccate. Ecco, quella è una notizia che è apparsa in modo molto timido un giorno e poi è sparita. Nessuno ne parla più di questa. Ma non è una notizia, perché anche Cuffaro non è mafioso ed è in galera per niente. E su questo non è detto che uno che è stato vicino a Cuffaro, come per esempio Casini, debba essere macchiato perché è stato con Cuffaro. L'unica cosa è che Crocetta non faccia l'eroe di nulla, perché per avere dei voti ha preso anche gli amici di Cuffaro. Quindi sia realista Crocetta e dica che non è mafia quella che chiamano mafia. Ed è quello che ho detto ieri in televisione, cioè il concetto è quello lì. Allora Scalfari, siccome la pensa come me ovviamente, ma non perché abbiamo niente in comune, perché questo è un discrimine, chi vuole accettare che l'intera storia d'Italia venga infangata dalla mafia già battuta e combattuta e parzialmente vinta attraverso un'attribuzione di un potere ancora una volta enorme e gigantesco che la mafia non ha più, e questa retorica è tutta responsabilità di questi criminali di Palermo, che andrebbero cacciati dalla magistratura e arrestati. Siccome questo ovviamente non si può fare perché devono essere garantiti e poi se gli arresti diventano degli eroi, intanto dovete dire vediamo gli eroi, interroghiamoli. Allora mi dovete spiegare perché avete fatto diventare un eroe Ciancimino. Ciancimino è un contaballe. Guardi, Mori vale 1000 Ingroia e lo hanno ridotto all'imputato di nulla. L'Italia è stata falsificata attraverso questa facile area siciliana, dove soltanto per miracolo non sono ancora riusciti a trovare il modo per incassare ancora una volta Berlusconi, perché con le 1000 volte che hanno tentato lui evidentemente è sfuggito come un'anguilla, perché non ha mai avuto veramente rapporti con la mafia, altrimenti si figura cosa avrebbero costruito se l'ho costruito su Ruby. Ora Mancino... Beh, che c'era lo stalliere lì? Eh?
Il rapporto di Berlusconi era con la mafia, era lo stalliere. Sì, ma non era un rapporto con la mafia, perché in quel momento evidentemente questo signore non aveva alcuna indagine. Allora dico, se io non posso assumere nessuno, quante persone, anche Ciancimino ha fatto il sindaco di, e quando lo ha fatto non era sicuramente mafioso, cioè non è che i diritti civili i mafiosi non ce li hanno finché qualcuno non dimostra che lo sono. Per cui Mangano è uno dei tanti misteri d'Italia in cui una persona che probabilmente è stata raccomandata perché poteva dare delle garanzie, abbiamo anche il caso Contrada, no? Ci sono molte figure scivolose. Ora, che Mangano fosse mafioso può anche darsi che sia un dato dimostrato, però non è stato dimostrato in che modo lo ha manifestato. Ah, certo, questo è vero. Altrimenti avrebbero incriminato Berlusconi. Se io prendo un mafioso e gli faccio fare il bidello, dice guarda il bidello fa il mafioso, che è stato raccomandato. Beh certo, cosa ha fatto il bidello? Io prendo un mafioso e gli faccio pulire delle bottiglie, dice cosa fa il mafioso? Pulisce delle bottiglie, però è mafioso. Ah, è mafioso, ma cosa ha fatto? Ha pulito delle bottiglie. Allora, il mafioso può pulire delle bottiglie? No, non può pulire delle bottiglie, perché non lo arrestate. Finché è libero può pulire delle bottiglie, no? Allora, la mia teoria è questa, cioè che la criminalità è basata sul reato, che viene da res, che vuol dire fatto. Tutto il resto è letteratura basata sulla necessità di creare un'area di buoni contro i cattivi, per cui essere amico di Cuffaro vuol dire essere cattivo e candidare un amico di Cuffaro vuol dire essere vicino alla mafia, anche se fai l'eroe antimafia, quindi adesso che Crocetta è stato sporcato da Fava, perché uno può continuare a prendere le frasi di Fava che dice tu sei peggio di quelli che hanno ucciso mio padre, e lui avrà detto che è stato suo padre perché lo stimavo, e mi pare che sia un livello in cui tu puoi parlare semplicemente di opportunità o di buon gusto, ma non mi pare che c'entri la mafia. Il certo. Padre di Antonio, il ragazzo ferito, era nel consiglio comunale insieme a quelli 20 che hanno sciolto perché condizionati dalla mafia. Nessuno li ha condizionati, avevano un rapporto con un capo politico che è esattamente come Grillo, che condiziona i suoi a non andare in televisione. I capi politici danno delle indicazioni. Le indicazioni che davano questi era di chiedere alcune cose a cui rispondevo sempre di no. E che c'entra la mafia? Che c'entra la mafia? Il padre di Antonio dovrebbe essere anche lui, naturalmente mafioso semplicemente per leggenda, perché nessuno lo ha indagato, nessuno gli ha... però gli hanno sciolto il comune e l'hanno costretto a dimettersi, cioè se ne è dovuto andare. E perché l'hanno fatto? Perché hanno dovuto creare da me, siccome l'hanno fatto da me e io ho visto che la mafia lì non c'era, o comunque se c'era dormiva, io fino all'ultimo mi schiererò contro questa gente, perché non riesco a farli portare in galera. Loro hanno un nemico che non hanno sottovalutato. E su questo ringrazio anche Scalfari, che evidentemente la pensa in questo modo, perché Scalfari non sarebbe affatto stupito di vedere De Magistris e quell'altro lì ingroia in galera. Non spenderebbe una parola per difenderli. Anche se adesso anche De Magistris ha assunto un atteggiamento diverso, specialmente nei confronti di Di Pietro, lo ha mollato completamente. Beh, Di Pietro è il peggiore di tutti, però... non è una mente raffinata e quindi è uno che ha fatto i suoi interessi, cosa che è evidente, adesso cerca di fare ancora l'eroe di Mani Pulite, insomma lui ha avuto un periodo favorevole, d'altra parte tutta la sua vicenda a Milano, quindi non è una cosa sottile, la mafia è più pericolosa perché agisce in modo subdolo, come quando tu dici di qualcuno che porta iella, cioè è un'azione subliminale, un'azione, ed è quello appunto che dice Fava, Crocetta, eccetera, eccetera, mentre invece quell'altro ha agito in una terra di polentoni e ha fatto l'eroe, poi appena ha trovato l'occasione di candidarsi ha fatto bene perché ha tesaurizzato il consenso che aveva ottenuto, e in tal modo la tesaurizzazione del consenso è diventata tesaurizzazione del denaro. Se anche avesse, non dico comprato 50 case, 40 case, 3 case, ma una sola casa con il vantaggio dei soldi di partito, sul piano morale sarebbe colpevole comunque, cioè io chiamo ladro quello che ruba 500 milioni di euro come quello che ruba 500 euro, cioè il ladro si chiama ladro. No, e poi è lo stesso meccanismo di Lusi che è stato assurdo, a simbolo del malaffare, e Di Pietro sta su quella scia.